Quest'anno Forio è diventata in effetti capitale della vela, almeno per la Campania. C'è stata una concentrazione di eventi che veramente hanno portato Forio e l'isola d'Ischia su dei target e su dei circuiti che prima erano impensabili. È stata un'ottima scelta quella che ha fatto il circolo velico Punto Imperatore di Pasquale Orofino, che è riuscito a inserire i Melges qui sull'isola con delle provesi di 32 e di 20 piedi. Sono veramente atleti di altissimo livello, grossi professionisti che veramente portano bene in alto il nome dell'atletica della vela. E niente, noi come Lega Navale ci inseriamo in questo discorso perché è stata programmata la quarta edizione della Scheria Cup, quest'anno è inserita anche nel calendario nazionale, è diventata proprio regata nazionale. È una formula che sta raccogliendo veramente molte adesioni, piace perché è una formula innovativa, non esiste in nessuna parte d'Europa, ce l'abbiamo solo noi. In effetti è una formula che ti dice che rispetto alle altre regate in cui si gareggia su un percorso definito, qua no, si gareggia in un tempo definito. Si parte a mezzogiorno e si finisce a mezzogiorno del giorno successivo. Vince chi fa più miglia secondo delle formule particolari. Dopo la scheria che si farà il 25, sarà il briefing, l'inizio, la presentazione degli equipaggi, il 26 il 26 la partenza e il 27 è l'arrivo. Dopo la scheria Cup ci sarà il campionato zonale che è organizzato sia dalla Lega Navale che dal circolo del Punto Imperatore. Questa regata è la seconda, terza edizione, la seconda volta che viene fatta a Ischia. Dopo il successo dell'anno scorso la quinta zona FIV ha voluto ritornare a Forio, ha visto che la location, l'accoglienza e l'organizzazione sono di un livello più che accettabile, gli equipaggi e gli armatori sono rimasti contenti e sono tornati. Poi colpo finale, sempre questo è organizzato dall'altro circolo, in collaborazione con il Circolo Savoia, ci sarà il campionato italiano assoluto. C'è una gara anche questa di altissimo livello, ci saranno equipaggi provenienti da tutta Italia che si contenderanno il titolo italiano di armatore dell'anno.